20 luglio 2015, ore 19:20, ci troviamo in via Parete Giuliano, la discarica che segnalammo fu posta sotto sequestro qualche mese fa. Tutti i giorni e da poco anche calda ancora questa roba. Amianto, pneumatici, plastiche, ingombranti, cannucce elettriche, tubi elettrici, c'è di tutto. Dietro i campi coltivati, ancora bruciato, ancora tutto bruciato, amianto, vedi, amianto, tutta roba bruciata. Questa è una discarica lunga 600-700 metri, c'è di tutto, terreni ancora coltivati. Adesso vi faccio vedere anche la chicca. Gessolini, una fabbrica di gesso. Pneumatici. Tubi elettrici. Il lato destro, sempre di via giù, Parete Giuliano. Com'era, così è rimasta. Incendiato, peggiorato, non è stata fatta nessuna attività di bonifica almeno. Allora, quando si dice casa celle brucia, ecco qui. Perché brucia casa celle? Amianto, ecco qua, fermati. C'è stato l'intervento della Polizia di Stato. Ecco qua. Pneumatici, amianto. Era stato messo in sicurezza probabilmente, ma come tutto è stato dato alle fiamme. Vernici. Amianto, cannucce, tubi di plastica, tubi elettrici, svuotati, residuo. E questi sono i campi a pesche. Domani questi sono quei tubi che si usano per fare innaffiare nei campi.